Adesso facciamo prima il lemma del grande cerchio. Allora, sia F è olomorfa in omega. Allora, supponiamo che l'insieme degli Z, tale che argomento di Z sia compreso tra teta 1 e teta 2, vi ricordo che l'argomento è compreso sempre da 0 e 2 pi greco, questo qua sia contenuto in omega. Quindi voi avete, ne so, omega, omega contiene quest'angolo compreso tra gli angoli teta 1 e teta 2. Poi supponiamo allora se il limite di z che tende, allora questo qua chiamiamo c1, per z che tende a infinito, per z appartenente a c1, di z f di z uguale a 0, allora integrale diciamo su gamma r di f di z di z tende a 0, dove gamma r di f di uguale r t alla i teta, teta compreso tra teta 1 e teta 2. Questa è una possibilità. Oppure se prendiamo invece che il limite è z che tende a 0, a 0, z sempre in c1, z f di z è uguale a 0, allora integrale su cr di f gamma r piccolo, chiamiamo gamma r piccolo, di f di z in z per r piccolo che tende a 0, R grande, qua R grande tende a più infinito, qua R piccolo tende a 0, questo integrale tende a 0, dove gamma R piccolo di teta è come prima R piccolo che era la semplicemente qua siamo nel caso che la quell'arco di circonferenza tende, diciamo il raggio di quell'arco di circonferenza tende a infinito, nell'altro caso questo si chiama lemma del grande cerchio, lemma del piccolo cerchio. Naturalmente se stiamo parlando su tutta la circonferenza può essere benissimo. Se la funzione è intera, questo discorso può valere benissimo su tutta la circonferenza. È bene enunciarlo così, perché certe volte io non devo fare il limite su tutta la circonferenza, ma lo devo fare solo su una semicirconferenza. Quindi certe volte di qua va a zero come deve andare, dell'altra parte non va a zero come deve andare. Ok. Qua teta compreso tra teta 1 e teta 2. Ok? Allora facciamo la dimostrazione, facciamo un caso, facciamo l'altro caso simile. Allora, che cosa significa che un limite tende a 0? Significa che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un R tale che se modulo z è maggiore di r, modulo di z f di z è minore di epsilon. Se ci fate caso questo vuol dire che equivale a dire che il modulo di f di z è minore di epsilon su r.
ma questo sorta indica che l'integrale tra teta 1, diciamo tra teta 1 e teta 2 di f, diciamo l'integrale su gamma r, gamma r grande di f di z di z è minore o uguale della lunghezza della curva, ma la lunghezza della curva è di greco, anzi no, è r per teta 2 per meno teta 1 per il massimo, lo posso maggiorare, scusate, questo il modulo è minore o uguale di questo per il massimo della funzione f di z il modulo su gamma r, ma questo massimo il modulo è minore di epsilon diviso r, r si semplifica e quindi ho dimostrato che fissato epsilon quando z è abbastanza grande, cioè il modulo è abbastanza grande, questo integrale è minore di epsilon per una costante, perché teta 1 e teta 2 sono 2, se preferite minore o uguale di 2 pi greco, teta 1 e teta 2 sono comunque al massimo vanno a 2 pi greco, ok? E quindi questo dimostra che questo integrale il modulo tende a 0, ora se tende a 0 il modulo tende a 0 pure senza modulo. Lo stesso discorso se z f di 0 tende a 0, lo rifaccio qua, per ogni x maggiore di 0 esiste un r piccolo tale che se il modulo di z è minore di r piccolo, questo modulo di z f di z è minore di epsilon, ma questo vuol dire che il modulo di f di z è minore di epsilon su r, questo su gamma r, su gamma, su punti di gamma r, qua gamma r grande e qua gamma r, ma questo vuol dire che l'integrale su gamma r piccolo di f di z in z in modulo è minore uguale di epsilon su r piccolo per r piccolo per teta 2 meno teta 1. Attenzione che stavolta epsilon su r può essere anche un numero grande, perché cioè questa ipotesi qua è più forte che il limite di f di 0 tende a 0, perché se il limite di f di 0 può tendere a 0, ma quando lo moltiplico per 0, quando z va infinito può non tendere a 0, pensate, 1 su 0 tende a 0 all'infinito, 1 su 0 per z fa 1 e non tende a 0 all'infinito. Invece qua questa ipotesi qua è meno forte, perché se per esempio una funzione che è una costante, sicuramente quando moltiplico per z, z tende a 0, tende a 0. Anche una funzione che diciamo il modulo sia che ne so, maggiore di 1 su z alla alfa con alfa minore di 1, allora funziona. Ok? Va bene, quindi questi si chiamano lemma del grande cerchio, lemma del piccolo cerchio. Questi sono sostanzialmente due lemmi abbastanza semplici, abbastanza simili. Non fanno altro che avete visto gli esercizi, no? Negli esercizi che abbiamo, diciamo, che abbiamo considerato fino ad adesso, tutti e tre, quattro gli esercizi abbiamo fatto, abbiamo dovuto ripetere che certi integrali andavano a zero perché la funzione andava a zero di un certo ordine e quindi l'integrale, ogni volta facevamo vedere che l'integrale andava a zero. Invece di far vedere ogni volta che l'integrale vada a zero, io stimo l'ordine della funzione come a zero, dico applico il lemma del grande cerchio e sta a posto. Applico il lemma del piccolo cerchio. Chiaro? Ok. Nell'esercizio di prima non andava a zero, quindi sotto quali manca qualche punto? E nell'esercizio di prima infatti quell'integrale non va a zero.
perché se quell'integrale fosse andata a zero, la somma dei residui al finito sarebbe stata nulla. Proprio quello abbiamo fatto notare, che siccome la somma dei residui al finito non è nulla, l'integrale sulla, su una circonferenza di raggio R, quando R tende a più infinito, di quella funzione, della funzione dell'ultimo esercizio, non tende affatto a zero. Abbiamo proprio detto quello. E infatti qua là non lo puoi applicare né il lemma del grande cerchio né il lemma del piccolo cerchio, perché la tesi è falsa, se la tesi è falsa l'ipotesi non può essere verificata. Se l'integrale non tende a zero, è chiaro? Ok. Dai. Nel modulo di zero deve essere maggiore di R grande o minore di R piccolo, giusto? No, no. Su, se noi siamo... Quando io ho fatto quel passaggio se solo se, sto tenendo in considerazione dove stiamo. Tu stai a fare l'integrale sulla circonferenza. Sulla circonferenza il modulo di z è fisso, vale R grande. Perciò poi l'ho specificato, l'ho scritto vicino. Cioè in generale no, ma su quella circonferenza sì. Siccome il modulo di z vale R, il modulo di f di z sempre su gamma R deve essere meno di x su R. Il modulo del prodotto, il prodotto dei moduli. È chiaro? Quindi ce l'ho specificato vicino, vedi, ci ho scritto vicino, su gamma R. Ovviamente sotto stiamo parlando su gamma R piccolo. È chiaro? E va bene, adesso andiamo a fare un altro po' di esercizi. Li ho scaricati un po' sul telefonino, prima li accendiamo. Allora, andiamo a vedere. Ok, primo esercizio. Calcolare l'integrale sulla circonferenza di centro meno 1 e raggio 1 della funzione 1 fratto z cubo più 1 per z cubo meno 1. Allora, più 1, 1. Ho detto centro meno 1 da 2. Allora, andiamo a vedere dove dobbiamo calcolare l'integrale. Dobbiamo calcolare l'integrale su questa circonferenza qua, dicendo meno 1 e raggio 1. Quando si scrive, come al solito, quando si scrive questo come insieme, si intende parametrizzato da una curva regolare semplice, orientata positivamente. Allora, cosa vogliamo applicare? Allora, quali la funzione f di z è 1 fratto z cubo più 1 per z cubo meno 8. Allora, questa funzione dove ha le singolarità? Quante singolarità ha? No, non ne ha per niente due, ne ha 6, che sono 6 radici semplici.
allora le radici semplici sono le radici cubiche di meno 1 e le radici cubiche di 8. Ora, le radici cubiche di 8 chi sono? Sono 2, poi? No, z1 uguale 2, poi z2 se ti ricordi, radici cubiche qua sei a 2, qua devi andare a 120 gradi, quindi devi fare meno 1 più radical 3 i radical 3 z3 meno 1 meno i radical 3. Allora dove stanno? Qua siamo a 2, meno 1 meno i radical 3 sta qua e meno 1 più i radical 3 sta più o meno qua. Quindi non ci interessano perché è chiaro che qua meno 1 più i siamo a radical 2, quindi per arrivare a 2 stiamo oltre, no? Siamo fuori, quindi non ci interessa. Queste tre radici non ci interessano. Poi ci stanno le altre tre radici. Chi sono le altre tre radici? Z4 uguale 1 e meno 1. E le altre? Le altre due sono da quest'altra parte, no? Sono positivi come parte delle altre. Quindi una sta qua e le altre due stanno più o meno qua. Ma in ogni caso sono fuori. Quindi cosa ci interessa? Allora questo qua è uguale a 2 pi greco di volte per il residuo, la mia F è meno 1. Allora, quello è un polo semplice. Allora, che cosa devo fare? Devo fare per calcolare il residuo di F nel punto meno 1, devo fare il limite per z che tende a meno 1 di z più 1 fratto z cubo più 1 che moltiplica z cubo meno 8. Ora io qua posso semplificare. Ehi, qua z cubo più 1 fratto z più 1 quanto fa? È un fa z quadro più z più 1, anzi z quadro meno z più 1. Ok? È un prodotto notevole. Quando moltiplico questo per questo viene z cubo più. Quindi io che cosa devo fare? Devo fare 1 fratto, poi ci devo mettere meno 1 qua dentro, allora qua mi viene 1 più 1 più 1 che fa 3 e qua mi viene meno 1 al cubo che fa meno 1 che fa meno 9 e quindi mi viene meno 1 ventisettesimo. Quindi qua mi viene meno 2 pi greco i fratto e i. Andiamo a vedere se è giusto. Qua abbiamo il vantaggio che meno 2 pi greco i. È chiaro? Quindi senza fare nessun integrale. O se volete fare integrale vi impostate la parametrizzazione, però non mi sembra una grande idea. Allora adesso andiamo a vedere. Prima di fare un altro esercizio, mi sapete fare un esempio di singolarità essenziale? Fino ad ora abbiamo andato solo poi.
funzioni che hanno poli. Le funzioni che hanno solo poli si chiamano meromorfe. Quella là poi bisogna vedere che quella è innanzitutto una funzione politica. Ma no, c'è un esempio molto molto più semplice. Modulo Z non è manco E alla 1 su Z. E alla 1 su Z, dove ce l'ha la singolarità? In 0. E perché è essenziale? Vi ricordate, E alla Z è uguale somma di Z alla n su n fattoriale. Se alla 1 su Z, e mette 1 su Z al posto di Z, viene somma di Z alla meno n su n fattoriale. Quindi praticamente quella che era la serie di Taylor si trasforma nella serie di Laurent, e tutta la serie di Laurent ha tutti gli elementi diversi da 0. Non è un numero finito di termini della serie di Laurent, della parte singolare della serie di Laurent, che sono diversi da 0, ma questo è un esempio molto molto semplice per costruire una singolarità essenziale. Ok. Poi vedremo altre proprietà che non vediamo più in là. Adesso andiamo a fare qualche altro esercizio. Facciamo sicuramente almeno un altro paio. Integrare sul modulo di 0 uguale 1, cioè sulla frontiera della circonferenza unitaria, di E alla Z meno E alla meno Z fratto Z alla quarta di Z. Quindi qua la funzione di è E alla Z, o se preferite lasciamo E alla Z, meno E alla meno Z, fratto Z alla quarta. Perché possiamo scrivere pure come segno iperbolico, però la parola costante è complessa. La preferisco lasciare la scritta così. Allora, questa funzione presenta singolarità dove? Solo in 0. Ed è un polo di 0 uguale 0 polo ordine 4. Allora, per calcolare il residuo di F, nel punto 0, che devo fare? Devo fare Z alla quarta per questo, e quindi si toglie Z alla quarta. Poi devo fare la 1 su 6 per la derivata terza di E alla Z meno E alla meno Z. Allora, quando derivo tre volte E alla Z, e poi lo devo calcolare in 0 uguale a 0. Allora, qua viene 1 su 6, la derivata di E alla Z fa sempre E alla Z, quindi qua viene E alla Z. Ogni volta che derivo E alla meno Z mi esce fuori un segno meno. Siccome derivo tre volte, qua ho più E alla meno Z, calcolato in 0. E alla 0 fa 1, alla 0 fa 1, 2 sesti fa un terzo. Quindi questo integrale fa 2 pi greco di terzi. Troviamo sempre, perché questo è un po' di imbambimento, ci può stare, 2 pi greco di terzi. Va bene. E
chiaro che quello è un volo di Rolandi ordine 4, perché se non divide 3 da 4 la funzione è continua, no? La funzione è un modo. Andiamo a calcolare, questo è interessante, è un po' un attimo più complicato, non di tanto. Andiamo a calcolare l'integrale sempre sulla circonferenza unitaria di 1 fratto sen cubo z in dz. Ok? Adesso qual è il problema? Allora, qual è il problema? Se seno di z è diverso da 0, se seno di z, chi è seno di z? Lo ricordate chi è seno di z? Allora, se io faccio e alla, allora, e alla z era coseno e alla x, e il coseno x facciamo così, e alla xz meno e alla meno z fratto 2 i, dovrebbe essere questo seno di z. Perché? Allora, coseno di z deve essere somma di meno 1 alla, allora seno di z somma di meno 1 alla n z alla 2n più 1 fratto 2n più 1 fattoriale. Per n che va da 0 a infinito. Ok? Questo perché doveva essere per forza la serie di il seno doveva, siccome c'era quello sviluppo sui reali, deve avere lo stesso sviluppo sui complessi. Allora, se io faccio e alla iz, questo cosa mi viene? Somma per n che va da 0 a infinito di meno 1 alla n per iz alla n fratto n fattoriale. Quando vado a fare e alla iz meno e alla meno z fratto 2 mi rimangono soltanto quelle con gli esponenti dispari, quindi però iz quando lo elevo alla 2n più 1, scusate, qua non c'è il meno 1 alla n, mi fa iz alla 2n più 1, mi fa il meno 1 alla n e poi mi appare una i, quindi devo dividere pure per i. Cioè adesso e alla iz, somma di iz alla n su n fattoriale, questa è la esponenziale. Adesso e alla meno iz uguale somma da 0 infinito di meno iz alla n su n fattoriale. Poi quando vai a fare la differenza, che succede? Che quelle uguali se ne vanno, ma quali sono quelle uguali? Quando n è pari, perché meno 1 alla numero pari è uguale. Quindi quelle invece, quando n è dispari, raddoppiano. Quindi se faccio questo meno questo diviso 2, ottengo meno 1 alla n su 2n più 1 fattoriale, scusate, ottengo 1 fratto 2n più 1 fattoriale e va bene. Iz alla 2n più 1, ma chi è iz alla 2n più 1? È meno 1 alla n per i, allora dividendo per i meno 1 alla n meno 0. Questa è la definizione di seno
l'unica definizione coerente. Però se usate la definizione dell'esponenziale, vabbè, no, dovete definire forse così. Ok, allora, se no devo fare un ragionamento più. Ok, allora dobbiamo fare l'integrale. Quindi il seno, quando è che vale 0? Seno di 0 uguale a 0 se solo se e alla iz è uguale a e alla meno z, no? Se questi due sono uguali, cioè se solo se e alla 2iz uguale a 0, cioè se solo se l'esponenziale, se vi ricordate dalla formula esponenziale si vedeva subito che l'esponenziale si annullava soltanto sui punti 2k di greco i. Allora, siccome però qua c'è 2i, che ci manca? Z uguale k di greco k per z. Scendo k, viene k pi greco, viene 2k pi greco, e la 2k pi greco fa 0. Ok? Quindi i punti dove si annulla il seno sono quelli di prima, non ce ne stanno altri. Il seno si annulla dove si annullava prima, si annulla solo sull'asse reale e si annulla soltanto sui punti tipo k pi greco. Ok? A questo punto, perché ci interessa questo? Perché dentro la circonferenza di raggio 1 ci sta solo uno 0 che è z uguale a 0. In tutti gli altri punti la funzione è olomorfa. Allora uno dice la vicina a 0 il seno ce l'aveva la serie di Lorentz. Ok? Ora uno però dice ma a quel punto è 1 fratto una funzione econometrica, quindi potrebbe essere una serie di Lorentz, una singolarità essenziale. No. Seno di z in 0, seno di z, guardate là, lo sviluppo in 0, in 0 è uno 0 di ordine 1, cioè significa che se voi andate a scrivere lo sviluppo del seno di z, questo è z meno z cubo sesti più z alla 5 su 120 più, ok? Allora prova a fare 1 su seno di z, questo deve fare 1 su questa roba qua. Allora se tu metti in evidenza la z poi diviene 1 meno z quadro sesti più z alla 4 su 120 eccetera eccetera. Ora questa funzione qua, questa funzione qua sicuramente in 0 non si ha nulla, e questa nei punti diversa da 0 dove si annullava il seno, perché è il seno diviso per 0, questo è 0 e questo è il seno di 0 su 0. Seno di 0 su 0 è ancora una linea, si annulla dove si annullava prima, quindi non ha, quindi il reciproco è una funzione analitica fino a che su tutta la circonferenza unitaria. Quindi questa qua non mi dà problemi, è una funzione olomorfa almeno la mia circonferenza unitaria. Quest'altra che c'ha in 0 un polo di origine di ordine 1, quindi io per trovare, però siccome questa è sen cubo di z, quella ci avrà un polo di ordine 3, quindi io che devo fare adesso? Quindi la mia funzione f di 0 uguale 1 fra 6 cubo di z a in z uguale 0 un polo di ordine 3. Quindi che devo fare?
fare la derivata un mezzo per la derivata seconda di z cubo fratto seno di z, e poi valutare questo di z uguale a 0. Per valutare il residuo, questo è uguale al residuo della mia funzione f nel tipo 0. Allora, cominciamo a fare la derivata prima. Se devo fare la derivata prima, come si fa la derivata prima? Devo fare seno alla 6. Ah, facciamo così. Questo è z su sen z al cubo. Quindi viene 3 z su seno di z al quadrato per la derivata di questo. Quindi sen quadro z sopra 1 per seno di z meno z coseno di z. Questa è la derivata prima. Questa è f' di z. Adesso dobbiamo fare la derivata seconda. La derivata seconda è uguale, adesso questo è un prodotto che devo fare. Allora, faccio la derivata di questo e mi viene 6z su seno di z per la derivata di questo, che però è questo, quindi viene seno di z meno z coseno di z fratto seno quadro di z al quadrato più il primo non derivato, quindi 3 z su seno di z al quadrato per la derivata di questo. Allora devo fare seno alla quarta di z, allora sopra c'è coseno di z. Allora, quando faccio la derivata di questo, quando faccio la derivata di z, che è meno coseno di z, coseno di z meno coseno di z se ne va, quindi qua mi viene più z seno di z la derivata del numeratore, coseno di z meno coseno di z più z seno di z per il denominatore non derivato meno la derivata del denominatore 2 seno di z coseno di z per seno di z meno z coseno di z. Oh. Adesso dovrei dire che devo calcolare tutto questo in z uguale a 0. Attenzione, calcolare in z uguale a 0 questo lo devo fare come limite, perché questa è la derivata, ovviamente l'ho calcolata in tutti i punti in cui z è diverso da 0 e poi devo fare il limite. Adesso, quando z tende a 0, allora se vi ricordate questo tende a 6, è come se facessi il limite in f, perché gli sviluppi sono gli stessi. Questo tende a 1, quindi questo tende a 6. Questo però è una funzione dispari, e questa pure. Siccome iniziano z e z, tolto il tempo è il primo ordine, il tempo successivo è di ordine 3, questo è di ordine 2, quindi questa tende a 0 al quadrato. Per z che tende a 0
tende a 0. Poi qua invece abbiamo 3 e mo qua abbiamo, questo è 0 alla 4 su 0 alla 4 tende a 1, poi qua questo come prima è di ordine 3, però questo è di ordine 1, quindi qua si deve fare il conto, lo faccio qua sopra, qua abbiamo 2z, qua mi interessa l'ordine 2 per 0 per 1, qua mi interessa l'ordine 1, gli ordini superiori non mi interessano, qua è z meno z cubo sesti meno z per 1 meno z quadro mezzi, tutti gli altri ordini sono di ordine superiore. Adesso qua cosa mi rimane? Z meno z se ne va e qua mi rimane meno z cubo sesti più z quadro mezzi più z cubo mezzi, viene z cubo terzi, quindi qua viene 2 z alla quarta terzi, di fratto z quarto sotto, qua viene meno 2 terzi. 1 meno 2 terzi fa un terzo, 3 per un terzo, quindi tutta questa roba qua tende a un terzo, tutta questa roba qua vale 1. Quindi questo residuo, se abbiamo fatto bene i conti, il residuo di f circa 0 deve valere 1. Se il residuo deve valere 1, quell'integrale che avevamo detto prima, hai detto. Sì, vale un mezzo. Vale un mezzo. Perché c'era, dovevamo la seconda, la seconda e poi devo dividere per 2 fattoriale per fare 1. Quindi l'integrale su modulo di z uguale 1 di 1 su sen cubo z quanto fa? Mezzi, quindi integrale con. Controlliamo. Pi Gregori, ecco, non è male, no? Come sistema? Mi sono perso un attimo, cioè... Ah, lo ripeto. Le derivate a un punto, sì, no, okay. Fino a qua ci siamo, ok? Allora, guarda, guarda bene. Questa tende alla costante, questa tende a 0, perché? Perché questa è di ordine 3, z e 0 se ne va, poi rimane l'ordine 3, ordine 3 su ordine 2 viene ordine 1, ordine 1 al quadrato viene ordine 2, questo tende a 0 di secondo ordine. Questo tende a 1, per 3 tende a 3. Adesso, qua c'è l'ordine 4, però pure qua c'è l'ordine 4, 0 alla 4, su 0 alla 4 tende a 1. Adesso, qua c'hai a moltiplicare una z, 1, 1 e qua c'è un ordine 3 perché è come prima, no? Questo meno questo, questo ordine 3 ci siamo fatti il conto è 2 z cubo terzi moltiplicato per la 2, no, è z cubo terzi moltiplicato per 2 z fuori fa 2 z alla quarta terzi, quando lo dividi per z alla quarta fa 2 terzi, allora 1 meno 2 terzi va a un terzo, okay. 3 per un terzo fa 1 e quindi quel limite fa, cioè quella derivata seconda in 0 deve fare 1, ma allora il residuo di f in 0 non deve fare la derivata seconda, deve fare la metà della derivata seconda, deve fare un mezzo, e allora quell'integrale del teorema del residuo è uguale a 2 pi greco volte i residui, 2 pi greco i volte per un mezzo fa pi greco i. Facciamo l'ultimo, cioè l'integrale esteso a gamma adesso cancelliamo per bene,
Allora, io stavolta voglio fare l'integrale su una certa curva gamma di z alla quinta meno 2z alla quarta più 2z meno 6 fratto z quadro meno 2z in dz, dove gamma, dove z di teta, dove gamma di teta è l'equazione parametrica, e la curva di equazione parametrica è 2 più coseno di teta mezzi che moltiplica e alla i teta. Ora, com'è fatta questa curva qua? Dove teta, attenzione, che appartiene a 0, 4 pi greco. Allora, quindi, attenzione, che se non ci fosse questo, questo cosa sarebbe? Farebbe due volte il giro della circonferenza unitaria. Ma questo che cos'è? È il modulo. E come si comporta questo modulo? Andiamo a vedere in funzione di teta come si comporta la funzione, questa funzione qua. Chiamiamola m di teta, che è il modulo di funzione di teta. Anzi, chiamiamola rho di teta, che è il modulo. Allora, cosa fa? Questa inizia a 3 perché a 0 il coseno di 0 vale 1. Quando arrivo a pi greco, questa scende a 2. Ok? Poi scende a 1. Questo quando teta arriva a 2 pi greco. Scende a 1 e poi sale di nuovo a 3 quando arriva a 4 pi greco. Che significa? Significa che la mia circonferenza, cioè la mia curva, fa così: inizia a 3, quando però questa qua c'ha un modulo che si sta riducendo in maniera che una spirale si chiama una spirale lineare, insomma, una spirale uniforme, insomma. Qua è scesa 1, poi quando arriva a fare il giro rifà così, perché da 1 in poi, quando fa il secondo giro, stavolta il modulo aumenta. Questo è il trucco, tutto qua, sta a capire la curva che fa. Ok, allora io voglio sapere, voglio sapere la mia, questo integrale qua, quanto fa? Allora, guardate bene, la mia funzione, questo è un numeratore che non mi interessa quanto fa, cioè poi mi interessa per fare il calcolo, ma non mi interessa ai fini dei poli, il denominatore mi interessa, il denominatore dove sa nulla? A 0, ma anche a 2, e c'ha due poli, che sono due poli semplici, perché deve avere z per z meno 2, quindi si annulla qua e si annulla qua. Ora io dico che questa integrale qua è uguale a 2 pi greco di volte per il residuo di f nel punto 2 più 4 pi greco di volte per il residuo di f di 0, perché? Perché attorno a 0 ci sono girati due volte. Guardate, se voi separate questi, siccome qua è sempre senso antiorario, allora avete l'integrale su questa più l'integrale su questa, questa gira attorno a tutte e due, questa gira attorno a uno solo, e sono tutte e due girano allo stesso senso. Quindi devo, allora, se allora andiamo a calcolare questi due residui, finiamo questo esercizio. Allora, il residuo di f in 0
che devo fare? Devo moltiplicare per z, quindi una z sotto se ne va, quindi mi viene z alla quinta meno 2 z alla quarta più 2 z meno 6 fratto z meno 2, e questo lo devo valutare in 0. Quando fa in 0? È facile. Quando fa in 0? 3. Questo fa 0, questo fa meno 6. Meno 6 fratto meno 2 fa 3. Chiaro? Adesso andiamo a fare l'altro. Il residuo di f in 2 il residuo di f nel punto 2 deve fare, sopra c'è sempre uguale z alla 5 meno 2 z alla 4 più 2z meno 6, poi moltiplico z alla meno 2, quindi mi rimane z, e questo lo devo valutare in 1. Adesso 32 meno 32 se ne va, 4 meno 6 fa meno 2 fratto meno, fratto 2 fa meno 1. Quindi qua ci devo mettere meno 1, qua ci devo mettere 3, 12 meno 2 dovrebbe fare 10 pi per 2. Andiamo a controllare. Okay. 10 pi per 2. È giusto. È chiaro? Quindi mi sembra che questi primi esempi sono di natura abbastanza elementare. Fate attenzione però, perché qua stiamo evitando di riffa e di raffa di fare le impostazioni degli integrali su qua, capito? Quando vi capiterà per qualche motivo di dover veramente andare a impostare l'integrale, ricordate che l'integrale di f di z di z è una curva, di z devi sostituire z uguale gamma di t, e dz è gamma prima di t di t col prodotto che è gamma prima di t di t, che col prodotto però che f di gamma di t è complesso, gamma prima di t è complesso, devi fare il prodotto, chiaro? Quindi devi ricordare sempre che gamma prima di t è x prima di t più i volte y prima di t, e quindi però questi sono i primi esercizi. In questo caso, come diciamo, erano fatti apposta per applicare il teorema dei residui. Sono le 5, spaccate, quindi potete provvedere a staccare.